Che frustrazione! Passerai tutto il giorno. Che piacere rivederti, mio giovane amico. Che frustrazione! Volevi parlarmi, madre? Speravo di poterti parlare in privato, Natsai. Nel tuo messaggio dicevi di essere preoccupata per l'avvistamento di un'insolita creatura nei boschi intorno a Hogsmeade. Poteva essere qualsiasi cosa. Sai bene cos'era, Natsai. Sono autorizzata a uscire dal castello e sono sempre prudente, madre. Prudente? L'agente Singer non è d'accordo. Mi ha inviato un gufo per informarmi che stai cercando non so quali prove contro alcuni maghi oscuri. Mi ha rimproverata perché non ti tengo abbastanza sotto controllo. E ha ragione. Per un po' ti vieto di recarti a Hogsmeade. Ma madre! Gazzellina mia, so che le tue intenzioni sono buone, ma non devi intrometterti negli affari di chi porta pericolo. Se qualcuno si fosse intromesso quel giorno, papà sarebbe ancora con noi. Devo andare a lezione. Forse la tua nuova conoscenza riuscirà a farti ragionare. Che frustrazione! Non mi dà mai retta. Ti ha chiamato Gazzellina. È un nomignolo affettuoso nel posto da cui vieni. No, è solo mio. Sono io l'insolita creatura di cui parlava. Qui a Hogwarts non si studia l'autotrasfigurazione. Quindi dovrei usarla il meno possibile, ma io sono un animagus. Ed è grazie alla mia forma di gazzella se ho potuto vagare liberamente per le Highlands finora. Con gran disappunto di mia madre. È così che sono riuscita a spiare Rookwood e Harlow.
Sei un Animagus dalla nascita o lo sei diventata in seguito? Animagi si diventa. E il processo è piuttosto elaborato. Bisogna tenere una foglia di mandragola in bocca per un mese intero. Poi la foglia va messa in un'ampolla di cristallo esposta alla luce lunare e quindi bisogna aggiungerci uno dei propri capelli. E questo è solo l'inizio. L'autotrasfigurazione è molto comune tra gli studenti di Wagadu, ma la professoressa Weasley la considera troppo pericolosa per insegnarla qui a Hogwarts. Si può scegliere la propria forma da Animagus? Oh, no! La forma da Animagus dipende dalla propria personalità. Mia madre è convinta che la mia forma sia una gazzella perché so adattarmi a qualsiasi situazione. Io penso sia più perché riesco a percepire il pericolo e sto sempre allerta. Cosa si prova a trasformarsi in un animale? Beh, la prima volta è stato spaventoso. Ho sentito un dolore lancinante e un doppio battito fortissimo nel petto. Ma col tempo diventa più facile. Ormai non sento più alcun dolore e devo ammettere che il doppio battito mi dà conforto. E poi adoro poter guardare il mondo da un'altra prospettiva. Ecco il perché del soprannome. Che abilità straordinaria! Altro che, adoro trasformarmi, ma mia madre non è altrettanto entusiasta della cosa. Dice che nessuna creatura, specialmente se così rara come una gazzella, dovrebbe girovagare in luoghi in cui il bracconaggio è così diffuso. Sostiene che mi accadrà qualcosa di tragico nella mia forma di gazzella. Ma ha usato la vista per controllarmi fin troppe volte. Ormai non le credo più. Si preoccupa per la tua incolumità. Forse dovresti stare alla larga da Hogsmeade per il momento. Sarebbe più sicuro, ma non credo sia la cosa migliore da fare. Tu sì. Tu potevi benissimo fuggire quando hai scoperto che Rookwood, Harlow e Runrock ti davano la caccia. Ma non l'hai fatto. Io scelgo di agire come te. Devo affrontare Rookwood e Harlow, non nascondermi da loro. Mia madre non può sapere sempre dove sono. Mi ha fatto piacere che fossi qui con me durante quella conversazione. Pensavo che richiedesse precisione, ma il confronto con trasfigurazione sembra facile. Chissà chi ci vive qui. Revelio! Sarei grato se potessi aiutarmi. Che cosa c'è che non va? Si tratta dei goblin di Runrock. Sono creature terribili. Mi hanno teso un'imboscata. Nessuno è al sicuro. Avrei bisogno di qualcosa per proteggermi da loro qualora li rincontrassi. Della pozione massima andrebbe benissimo. Ha ragione, il mondo non è per nulla sicuro in questo momento. Meglio prendere precauzioni. Ecco, la usi bene. Lo farò. Non avere dubbi. Non dovrò più temere la banda di Runrock. E devo ringraziare te per questo.
Ti prego, accetta questo dono come ricompensa per il tuo aiuto. Buongiorno. Vende qualcosa? Ciao! Non si vedono spesso studenti di Hogwarts qui durante l'anno scolastico? Priya Treadwell, al tuo servizio. Vendo articoli da viaggio per tutte le esigenze. È imparentata con Nora Treadwell? Sì, è mia moglie. È una storica geniale. Sai che sta indagando sulla vita e le opere di Merlino? L'ho conosciuta e mi ha fatto conoscere il suo lavoro. Ora anch'io ne faccio parte. Oh, magnifico! Allora anche tu avrai una mente brillante. Comunque, spero ti rivolgerai a me ogni volta che avrai bisogno di articoli da viaggio. È stato un piacere fare la tua conoscenza. Che cosa c'è in vendita? Diamo un'occhiata, che ne dici? Non pensavo che avrei comprato invece di vendere. Grazie mille per la visita. Diamo un'occhiata, che ne dici? Non ne rimarrai deluso, hai la mia parola. Non ne rimarrai deluso, hai la mia parola. Grazie mille per la visita. Lumos! Expelliarmus!
Diamo un'occhiata, che ne dici? Grazie mille per la visita. Nessuna strega o mago sarà risparmiata. Vedrete questo Tax? Chi va là? Ecco! Confido! Esperiamo! Difendo! Canaglia ha distrutto il nostro accampamento! Revelio! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Difendo! Confringo! Expelliarmus! Difendo! Maledetto! Decuzzo! Meglio indagare. Lumos. Revelio! Confringo!
Ah, ma se non ti abbuffi puoi marciare più a lungo, è vero. Un pasto pesante ti rallenta. Mangia le serpe. Mi merito di meglio della serpe che abbandoniamo. Seguace di meno, Ranrock! Revelio! Lumos! Lumos! Expelliarmus! Confringo! Revelio!
Glatus! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Revelio! Revelio! Confringo! Difendo! Revelio! Revelio! Non è il tipo di festa al quale ci si può presentare. L'ultima volta che hai detto che avevi la pancia piena. Se non fai più rumore. So di non esserne. Con i goblin. Né ora né mai. Uno si pentirà di esserti intrufolato qui. Io per ammonio.
Sarà meglio usare questo tavolo di astronomia quando sarà buio. Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Revelio! Conoscendo Amit, è probabile che abbia studiato qui. Revelio! Sembra un posticino grazioso. Vingardium Leviosa! Ora sei mio, Demi. Alo, Mora! Puoi toccare un ladro con stupeficium o limitarti a scappare. Flippendo può sembrare un incantesimo divertente e innocuo. Revelio! Sii forte, Alexandra. Revelio! Huh?
Ciò che va fatto, va fatto. Va tutto bene? Se il borgo ti ha chiesto di venire qui a parlarmi di... So già cosa devo fare. Non capita tutti i giorni di dover abbattere il proprio troll. Mi servirebbe un approccio graduale. In che senso il proprio troll? Credevo che fossi qui per questo. Scusa, se si passa troppo tempo con un troll, forse si dimenticano le buone maniere. Mi chiamo Alexandra, non volevo essere brusca. I seguaci di Ranrok sono ovunque e ho pensato che al borgo servisse più sicurezza. Però il mio piano è andato storto. Ieri mi sono scusata quando ha quasi distrutto metà borgo. Ha solo bisogno di più tempo. Però tutti lo vogliono morto. Credono che sia pazza a tentare di addestrare un troll, che sia impossibile. Una cosa devo ammetterla. Ha avuto un bel coraggio a provarci. Grazie. Sei molto gentile. Magari anche gli altri la pensassero come te. Però in effetti capisco perché sono tutti così preoccupati. Come ho potuto pensare di poterlo addestrare? Avrei dovuto imparare da Barnaba il babbeo. Ma il troll è mio, quindi il problema è mio. Sarò sincera. Temo di non potermene occupare da sola. È più forte di qualsiasi altro troll che abbia incontrato. Vorrei tanto conoscere qualcuno in grado di farlo. Per cosa stava addestrando il troll esattamente? Cosa voleva insegnargli? Speravo di addestrarlo per farci proteggere. Ho faticato persino a insegnargli qualche parola. Non ho potuto nemmeno dargli una parvenza di autocontrollo. Chi è Barnaba il babbeo? Senza dubbio avrai visto il suo arazzo a Hogwarts. È appeso nel corridoio del settimo piano. Si dice che abbia provato a insegnare danza ai troll. Puoi immaginare con che risultato. La prospettiva non mi entusiasma, ma ci penserò. Oh no, non stavo suggerendo che lo facessi tu. Anzi, è meglio se eviti la zona a sud-ovest. Almeno finché non avrò trovato il coraggio di fare ciò che è necessario. Un troll allo sbando vicino a un borgo potrebbe causare danni immensi. Revelio! Cosa significa? Una prova di Merlino. Accomodati, accomodati. Dai pure un'occhiata in giro. Revelio! Salve di nuovo, signor Thistlewood. Ah, di nuovo tu, il mio studente di Hogwarts preferito. Io non ho frequentato quella scuola. In realtà non mi sono mai allontanato più di qualche piede dal mio borgo. Ora, come posso servirti? Sta qui vicino a casa perché il borgo è un luogo sicuro? Sì, è piuttosto sicuro qui, a parte il troll del luogo, ovviamente. Ma non sopravviverà a lungo, sempre che una locomotiva non sia già intervenuta. Vive in una galleria ferroviaria. Non ha mai desiderato uscire da qui ed esplorare il mondo? Difficile da credere, vero? Specialmente per una persona così giovane. Ma no, non tutti nascono con il desiderio di viaggiare. Mia sorella Helen invece è l'opposto. Nei suoi anni da Auror ha viaggiato molto, ma io sono felice qui. Che cosa c'è in vendita? Allora, come posso aiutarti? Ne farò sicuramente buon uso. Grazie. Spero di rivederti presto.
Accomodati, accomodati. Dai pure un'occhiata. Tu devi essere l'amico di Alexandra. Confringo! Expelliarmus! Findo! Devi essere l'amico di Alexandra.
Svegliamo! Lati! Difendo! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus, confringo, difendo. Expelliarmus, confringo. Lapis. Expelliarmus. Mi dispiace moltissimo per Alexandra, ma quel troll rappresentava un pericolo per tutto il borgo. Revelio! Risorsa molto utile. Spero tu abbia evitato il mio troll. È finita. Ho sistemato tutto. Il mio troll? Non so che dire. Grazie.
Vorrei che le cose fossero andate diversamente per lui. Non c'era alternativa. Addestrarlo era impossibile. Il troll ha cercato subito di uccidermi. Santo cielo! Per fortuna stai bene. Hai un gran coraggio. La gente del borgo aveva già coniato un soprannome per chiunque avesse sconfitto il mio... cioè, quel troll. Uccisore di troll, o qualcosa del genere. Sterminatore di troll? Sì, esatto. Direi che il titolo spetta a te. Ho bisogno di starmene un po' per conto mio, però... grazie davvero. Lo sterminatore di troll. Suona bene.